Nelle ultime 2 settimane, come tutti sappiamo, il nostro paese è stato interessato in modo crescente dall'emergenza sanitaria globale del coronavirus e l'informazione sui social in questo momento viaggia in modo estremamente veloce, ma anche la disinformazione e la cattiva informazione. In tale situazione sappiamo che Twitter si sta rivelando di grande ausilio per poter chiaramente essere un tramite tra diverse figure professionali a livello nazionale ed internazionale, e grazie a Twitter in particolare la comprensione dei flussi, le incidenze e la diffusione del virus è ad oggi più chiara ed immediata. Siamo infatti in grado di ricevere informazioni in tempo immediato dalle organizzazioni della sanità, dai leader e dagli esperti internazionali e anche dai colleghi asiatici su come migliorare il nostro approccio all'emergenza coronavirus, e siamo noi stessi mezzo di informazione per quei colleghi attualmente in nazioni solo inizialmente colpite. Condividere le indicazioni basate sull'evidenza e sull'esperienza acquisita nel fronteggiare l'emergenza è attualmente il reale win-win per la comunità medica globale e grazie alla miglioria che possa portare all'assistenza sanitaria. Ad oggi la responsabilità di una comunicazione ottimale per noi italiani e soprattutto se operatori delle zone con maggior prevalenza del coronavirus è massima, e l'informazione deve viaggiare sui social ma allinearsi a quelle che sono le evidenze medico-scientifiche del settore. In quest'ambito che è stata sviluppata un'importante partnership internazionale tra diversi social media e l'Organizzazione Mondiale della Sanità per poter contrastare profondamente la disinformazione e nel frattempo rendere tutti più edotti su quello che è il coronavirus, ma anche sui mezzi da attuare nella vita di tutti i giorni per poter limitare questa diffusione, educando principalmente i giovani che sono sempre più ricettivi e sono parte integrante della vita di tutti i giorni. Ad oggi i leader sono importanti in questa trasmissione di informazione e ne è ad esempio chiaramente quello che è successo già a Wuhan, nel quale i pazienti venivano e utilizzavano i social media per poter evidenziare le loro particolari condizioni cliniche ed essere chiaramente evidenziati come soggetti possibili di quarantena. L'utilizzo virtuoso e razionale di questi social media e ora implementati in aree ampie di copertura globale deve prevedere un'informazione personalizzata, mirata ed efficace. E grazie alla partnership dei social media con le organizzazioni internazionali di informazione, la diffusione e i contenuti scientificamente selezionati e valuti permette di ridurre chiaramente quella che è la disinformazione da fake news.